Vi ringrazio per la partecipazione a questa giornata di studio che apre il sesto ciclo del nostro progetto Conoscere la Costituzione e formare la cittadinanza. E poi grazie a tutti di essere qui. È un ringraziamento non formale, infatti la presenza vostra oggi qui, che è così numerosa, dopo 6 anni, conferma un eccezionale grado di interesse per la Costituzione italiana, per l'approfondimento della sua conoscenza e per la consapevolezza dell'esigenza di farla conoscere. È un interesse tanto più significativo perché proviene da voi che operate nel mondo della scuola, dove l'insegnamento della Costituzione italiana realizzato nei diversi ordini di scuola, nelle più varie e differenziate modalità e metodi didattici che voi, molti di voi, hanno sperimentato, a cominciare dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria superiore, diviene base fondamentale per la formazione della persona e del cittadino. Un interesse che dura nel tempo, infatti la presenza numerosa di oggi è in continuità con una partecipazione veramente straordinaria al progetto pluriennale. Io vi cito pochissimi numeri, in due parole. In un quinquennio hanno partecipato al progetto oltre 1000 docenti, dai 6 agli 8000 studenti, diverse centinaia di cittadini, e sono state coinvolte oltre 60 scuole di ogni ordine e grado, in forme e modalità diverse. Al corso di quest'anno, 2019-2020, sono iscritti 330 docenti, di cui 210 a Cremona e 120 a Crema. Ecco, una partecipazione e un interesse che ci convincono, nonostante le difficoltà organizzative, economiche e anche faticoso impegno, a continuare con entusiasmo su questa strada, in un impegno che diviene ancora più impellente oggi, quando forse mai come prima si rivelano forti le discrasie tra il progetto di società disegnato dalla Costituzione italiana e alcuni processi reali che avanzano nella società. Di questi tempi, quando si pronunciano parole chiave della Costituzione, spesso sembrano produrre uno stridio sinistro con una parte della realtà che ci circonda. Io ve ne propongo solo alcune. La parola solidarietà, che è una parola un po' archizzare della Costituzione, non la commento. Quando si pronuncia la parola solidarietà, meditate solo 3 secondi a cosa vi viene in mente confrontandola con la realtà che ci circonda. Oppure la parola uguaglianza, un'altra parola cardine della Costituzione. Pensiamo alla realtà che ci circonda e a come la concepisce la Costituzione nel suo articolo 3. La parola persona e rispetto della persona, un'altra parola chiave della nostra Costituzione. Dignità della persona, il contrasto tra quello che dice la Costituzione e quello che succede intorno a noi. E infine l'ultimissima vicenda, quella della senatrice Liliana Segre, e quindi l'antifascismo da cui è nata la Costituzione. Ecco, su questo vi dico il mio piccolo pensiero. E questo, noi in questi anni studiando la Costituzione insieme, più volte abbiamo verificato qual era l'obiettivo comune, insieme a Chiara Bergonzini parecchie volte, che univa i padri costituenti nella stesura del dettato costituzionale. E mi sembra che abbiamo detto che quello che legava a tutti, che ha consentito di scrivere questa bella carta costituzionale, era perché non accada mai più. Perché mai più possono tornare il fascismo e il nazismo che hanno provocato la più grande tragedia dell'umanità, una guerra con 50 milioni di morti. Ebbene, fa rabbrividire il fatto che in Italia la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla barbarie dell'Olocausto, debba essere messa sotto scorta in ragione dell'alto numero di minacce ricevute.
anche questo semplice episodio, ci dice il pericolo che abbiamo davanti, perché segna un passo in negativo senza precedenti nella società italiana nei confronti dei contenuti costituzionali e della Carta Costituzionale da attuare. Ecco, anche per questo che il nostro impegno continua. E veniamo al programma di quest'anno molto rapidamente, che voi avete letto tutti, credo, spero, sicuramente l'avete visto. Iniziamo con Cara Bergonzini, un sistema non un elenco, strutture e meccanismi della Costituzione italiana. Non ve la presento, perché la conosciamo già bene, è amica di tutti noi. Ecco che qui con noi ancora, accettiamo di essere venuta qui nonostante i suoi impegni veramente pressanti, che conosciamo bene, conosco molto bene. Ecco, e di Chiara Bergonzini voglio sottolineare solo questo: il suo straordinario impegno civile è, se non unico, certamente raro per una costituzionalista, nella divulgazione costituzionale nelle scuole di ogni ordine e grado. Ecco, le parecchie volte Chiara Bergonzini è qui a Cremona, a Crema, qui da noi, ecco, non viene solo a Cremona, a Crema. Chiara Bergonzini sono 10 anni che come costituzionalista, vi ripeto, perché sei l'unico esempio in Italia, va in giro per le scuole a presentare, a fare divulgazione costituzionale.